Allora, di nuovo buonasera a tutti, benvenuti e ancora grazie a Laura e al suo libro che ci ha consentito di essere qui stasera a parlare non solo della sua forte esperienza, ma anche di questo tema forte, che è quello dell'aborto, della legge 194. Sono con noi stasera Donatella Segati dell'AIED di Napoli, Simona Ricciardelli, ve la presento, ma insomma è abbastanza inutile, la conoscete tutti, il Comitato per l'applicazione della 194 in Campania, Francesca Girardi, biogiurista della Consulta di Bioetica Campana, Luca Lo Sapio, bioeticista della Consulta di Bioetica Campana, Piero Di Blasio, biogiurista e non avremo qui la performance di Roberta Sandias, che non è potuta essere con noi stasera. Prima di passare immediatamente la parola ai nostri amici, due parole, insomma. Io mi sono chiesta, leggendo questo libro e vedendo quello che sta accadendo in questi giorni, se Laura, nel momento in cui l'aveva scritto, pensasse già di dover testimoniare non solo, diciamo, quella sua feroce esperienza di applicazione della 194, oppure avesse già intuito, forse nel momento in cui scriveva il libro, che solamente, come dire, un'esperienza così forte potesse essere già un segnale inequivocabile di un attacco senza fine alla 194, all'autodeterminazione delle donne. Magari ve lo chiederemo alla fine. La storia di Laura è un esempio chiarissimo di cosa può accadere se le regolazioni sociali sulla vita non mettono a centro l'obiettivo comune di una buona vita, mentre invece la vita va a dipendere da partite enormi che si giocano sulla pelle e sul corpo delle donne, e non solo delle donne, e partite che mettono in gioco risorse destinate alla sanità. Che tipo di protezione vogliamo dare alla fragilità della vita? Quale centralità vogliamo mettere il cittadino nei percorsi di protezione? E quindi mi riferisco alla tutela, all'informazione, ai diritti di partecipazione, all'esercizio concreto di libertà di cura e possibilità di accesso concreto alle cure, e anche a quel concetto di cui si parla spesso in sanità, cioè che è l'alleanza terapeutica tra paziente e medico. Insomma, tutto questo sta dentro questo discorso, insomma. Ma oggi siamo però in un momento in cui in qualche modo siamo dentro a un rinnovato, forte tentativo di controllo sociale sulla riproduzione umana, e su questo dovremmo soffermarci stasera. A partire da una disamina, insomma, di quello che è accaduto in questi anni, riferendomi all'applicazione della legge a 35 anni dalla sua nascita, in un momento in cui a livello internazionale siamo di fronte a un chiarissimo attacco del diritto dell'autodeterminazione della donna. Sta accadendo in Europa, sta accadendo anche in altre parti del mondo. Ce lo ricordiamo bene che a dicembre è stata bocciata la risoluzione della parlamentare portoghese Strela, la quale ha cercato di estendere a tutta l'Europa un quadro di riferimento comune sulla procreazione, sulla salute riproduttiva, che non era un semplice, come la propaganda insomma discute in questi giorni, non era una semplice rilancio della fecondazione assistita e la difesa dell'aborto, ma era un quadro di riferimento complessivo che passava per l'educazione di genere e finiva anche a una e tra l'altro era una risoluzione non vincolante, no? Era un quadro di riferimento, eppure è stata bocciata, sappiamo come, sappiamo anche e soprattutto ad opera di 7 parlamentari nazionali, insomma. Basta fare una rapida ricerca, insomma, sui motori di ricerca, e vedrete che l'indicizzazione fortissima che riguarda i movimenti per la vita, i no choice, i pro-life, che invadono letteralmente con una propaganda violentissima il web in questo periodo. Io passo velocemente la parola a coloro che sapranno narrarcela bene quest'altra parte della faccenda, insomma, un po' fuori dalla narrazione ufficiale cattolica sul problema.
Simona Ricciardelli, chiedo subito di farci il quadro sullo stato dell'arte sull'applicazione. Invito i nostri amici a stare dentro 10 minuti, insomma, in modo che se vogliamo possiamo anche fare qualche domanda dopo, perché poi mi piacerebbe anche un attimo coinvolgere un po' tutti nella discussione. Simona. Posso parlare senza microfono? No. Quindi no, devo. Vabbè, allora dico subito che io sarò, sono di parte e il mio intervento è molto pragmatico. Purtroppo le tematiche sono altissime e io sono pochissimo ideologica. Di conseguenza, poiché dopo di me parleranno persone con saperi molto molto attrezzate ai saperi di cui parlano, io invece mi muovo sul mio terreno che mi fa stare più tranquilla. L'ho anche scritto, però, insomma, vorrei ringraziare Laura per avermi invitata a presentare questo libro, perché io ho conosciuto Laura poco dopo l'evento di cui lei narra e insieme ad altre donne femministe, appunto la Marte, ho contribuito ad aiutarla perché ne venisse fuori. Parlare dell'argomento e rivelarsi, oltre ad avere una valenza terapeutica, penso che ha aiutato Laura a entrare in relazione con altre donne, a rafforzare la soggettività femminile che rende le donne capaci di gestire le situazioni in cui possono incontrare inevitabili ostacoli dolorosi. A me, che da tempo mi occupo di argomenti e di pratiche che noi chiamiamo la politica delle donne, il libro dà la possibilità di creare dei nessi, di acquisire competenze e anche contrattualità, di costruire lotte negli ospedali e tra i politici delle istituzioni. Dell'obiezione di coscienza non vorrei parlare perché è un campo in cui appunto altri parlano meglio di me, però alla fine del mio intervento farò una proposta che ho chiamato molto modestamente grandi temi, piccole battaglie. Ora mi limito ad entrare nel vivo della legge 194, perché è una legge molto importante che forse Laura non conosceva al momento, ecco. Bisogna dirlo perché altrimenti si capisce poco. Laura non conosceva al momento della sua scelta una legge che, seppure il frutto di un compromesso, ha reso possibile un enorme cambiamento nel rapporto tra i due sessi. E voglio definirla con Alessandra Bocchetti, che molte conoscono, è l'unico segno scritto della differenza femminile nei nostri ordinamenti. Nella legge è scritto ove la donna lo consenta. È scritto, si può consultare il padre e il concepito ove la donna lo consenta. Questo significa che la parola delle donne è assolutamente autorevole. Laura è molto lacerata nell'elaborazione della sua storia, è lacerata sempre tra almeno due possibilità, è lacerata tra all'interno dell'ospedale, due infermiere, due medici, ma persino nella famiglia. E sperare, come lei spera per buona parte della narrazione, che dagli operatori sanitari, anche i più laici, potesse venire pace, è una pura utopia. Sabato abbiamo partecipato, c'è qui qualcuna che era con noi, ad un'interazione con un teatro che si chiama Il Teatro dell'Oppresso, che viene dalla Tuscia e da Viterbo, e che ha portato il pubblico a agire tutte le volte che dissentiva da quello che stava accadendo, e la scena era la scena del parto. Non credo che fosse indirizzato alla Campania, anche se in Campania c'è un alto numero di cesari, però Laura c'era, sa che alla fine era evidente che i protagonisti della scena, la partoriente e il marito, non erano attrezzati a fronteggiare i servizi sanitari. Questa è una cosa seria, perché io sento, e purtroppo capisco che sono in ritardo, sento che già avanza proposte di legge sul concepito, Estrela al Parlamento Europeo, la Spagna che torna indietro. Io sono ancora sulla difesa della 194. Io penso ancora che quella è la legge
che se le donne conoscono e si formano a proposito, dà loro un'autorità enorme in tutta la loro vita, non solamente nel momento dell'aborto. Allora mi è venuto in mente, Rosetta Papa non è presente, Rosa Papa una decina di anni fa propose a noi di fare una formazione per le utenti dentro i consultori e noi, piuttosto presuntuosamente, molto convinte del nostro sapere femminista, ridicolizzammo quest'idea. Non avevamo minimamente pensato che niente è dato per sempre, che tutto può tornare indietro e che la scienza cammina a senso unico molto spesso contro le donne. Oggi la scienza è andata molto avanti e c'è anche molta tecnologia, perciò la storia di Laura va come va, come adesso vi diciamo. Il Comitato per l'applicazione della legge 194, che da 25 anni controlla in Campania i luoghi dell'interruzione di gravidanza, quando nel 90 istituì, con me presente al Cardarelli, il reparto, si premurò, impattando con la coscienza e la volontà però di dirigenti sanitari, di medici in prima persona, di consigli di amministrazione favorevoli alle donne, riuscì a imporre alla regione le regole che il medico avrebbe dovuto seguire per avere quell'incarico. La prima era essere esperto di tecniche di interruzione di gravidanza per non diventare noi il terreno di formazione di un principiante, come si chiamano quelli che fanno? Tirocinante. La seconda era di avere grande capacità di ascolto delle donne e la terza era l'assoluta incompatibilità con l'obiezione di coscienza. Quindi questo punto mi serve ed è dirimente, perché c'è una grande differenza, anche se l'obiezione di coscienza avanza e tutta l'Italia dice che nelle regioni si sta affossando la 194, c'è una grande differenza tra la condizione della donna che abortisce entro le 12 settimane, che praticamente si libera, è una brutta parola, ma si libera di un figlio non voluto e fa una scelta. E non potrà mai incontrare un obiettore, perché in quei luoghi, che sono in degli hospital, che sono di poche ore la mattina, non c'è l'obiettore, non ci sarà mai. Né quei luoghi si chiuderanno perché non c'è, perché i medici diventano tutti obiettori, perché c'è una modalità di la messa in azione il secondo policlinico 2 anni fa, non più di 2 anni fa, con l'operazione di pressione che io e Stefania abbiamo fatto, di nominare un medico della specialistica ambulatoriale che fa soltanto l'interruzione di gravidanza. Quindi non è vero che è a rischio la legge. Invece il dramma c'è per le donne che abortiscono alla 20ª settimana. Un figlio desiderato che non avranno mai. Un figlio che scelgono di non mettere al mondo per pietà, per umana pietà, perché pensano che la sua condizione sarà disastrosa. E io non posso ora parlare dell'etica della vita come ha impostato lei, perché non me la sento, però certamente un figlio con gravi malformazioni per una madre è un tormento quando lei non ci sarà più, quando di questo bambino lei non si potrà più occupare. Quindi è una cosa legittimissima che è capitata a Laura e che purtroppo non ha trovato per Laura i supporti adeguati per non subire tutto quello che ha subito, che non dipende dagli obiettori di coscienza, nel senso che una parte di quei medici, per esempio il medico che poi ha preso il feto, non si è esimere, come non ha potuto esimersi dal fare il suo compito, non ha fatto missione di soccorso. E altri medici che invece non erano affatto obiettori hanno negato altre cose di cui Laura avrebbe avuto bisogno. Quindi io voglio mettere l'accento su questa questione e voglio dire, c'era ancora una cosa importante e poi penso che ho finito i miei 10 minuti, che anche io che ho letto attentamente il libro ho trovato molto più drammatico dei medici e delle loro colpe l'iter istituzionale, cioè la rianimazione forzata del feto, la dichiarazione di adottabilità casomai fosse vissuto, ma come un'interruzione di gravidanza per un bambino molto malformato, la cui madre non lo può portare avanti, si suppone che con delle macchine mefistofeliche inventate oggi possa rimanere in vita e che la madre possa essere accusata di abbandono di minore,
lei è dovuta andare a fare una dichiarazione di non abbandono di minori. Io trovo che questa è una cosa disumana, compresa la sepoltura del feto. Allora l'ultima cosa che vi dico per dire anche la gravità e la disumanità della situazione, che pochi giorni fa io ho ricevuto dalla Casa delle Donne di Torino una anzi mi pare che era fatto da se non ora quando, un dialogo in rete di donne che insultavano, però difendevano anche, erano di doppia valenza, la assessora alla cultura della regione Lazio, Lidia Ravera, per avere definito la sepoltura del feto una terribile espressione, una compassionevole aggressione alle mamme mancate, che è un'espressione certamente molto forte. C'è tre gravità, ci sono in questa. Sì, e ne hanno chiesto le dimissioni da assessore alla cultura del Lazio. Devo dire che un mare di donne si è intrecciato in questa risposta, dicendo alcune che volevano il luogo dove andare a piangere il proprio bambino e altre che non ne volevano neanche sentir parlare. Allora, rispetto all'obiezione di coscienza, io voglio dire questo: io sono per la libertà di coscienza. Penso che si deve poter scegliere e che il cimitero dei feti, istituito recentemente con orrore nostro dal nostro Caldoro, non è obbligatorio. Cioè, una donna che dichiara nel momento che ha un'interruzione brutta di non volerne sapere più nulla, per rispetto della sua privacy, non deve essere più chiamata. Ma penso che questo sia possibile se le donne sanno imporsi, sanno opporsi e sanno dire: questo io sottoscrivo, come le uscite dagli ospedali, questa è la mia volontà. Posso fermarmi oppure... le battaglie, sì, volevo dire questa cosa dei grandi temi e le piccole battaglie. Le strade percorse in questi anni. La proposta? Sì, la proposta. Sì, allora la strada percorsa in questi, ve la leggo, in questi 35 anni di applicazione, ci ha convinto che per ottenere la legge bisogna che venga applicata, bisogna che noi la controlliamo, che costituiamo il comitato di presenza negli ospedali, frequentando i servizi, in nome di un diritto, eccetera, eccetera. Però io li chiamo grandi temi e piccole battaglie. Certamente l'obiezione di coscienza è un grande tema, certo. Ma nella legge è contenuto il sistema per cui l'obiezione di coscienza non deve danneggiare le donne. C'è un articolo 9, c'è scritto che se il medico fa obiezione la può fare, ma la struttura sanitaria deve supplire, quindi veramente solo se noi ci stiamo lo fanno, altrimenti se la fidano. Allora non credo che potremmo definire obiettore di coscienza un politico che impone 3 giorni di degenza in ospedale dove c'è carenza di letti per impedire l'uso della pillola RU486. Non credo che si possa definire obiezione di coscienza, tanto più che il soggetto in questione è socialista e non mi risulta che sia molto cattolico. E non penso che si possa chiamare obiettore di coscienza un legislatore che, per tutt'altri motivi, impone l'obiezione di coscienza alla vendita di un farmaco. Questo non ha niente a che vedere con l'obiezione di coscienza. A questo scopo, il titolo del libro, Abortire tra gli obiettori, è provocatorio e, poiché ha un indice corredato di grandi documenti utili a capire la questione, noi ringraziamo Laura di averlo fatto. La donna per un'interruzione volontaria di gravidanza non può aspettare, perché i tempi della donna sono stabiliti di legge, quindi noi sospettiamo solo che possa essere rifiutata da quella struttura che non la può inserire e debba cercare un'altra struttura. Ma noi continuiamo a dire alle donne che se ci raccontano, se ci chiamano, se costituiscono rete, noi sappiamo com'è la situazione campana. Il fatto è che una donna che non vuole o non sa o non può si reca in ospedale, lì le viene detto che per lei non c'è posto entro le settimane che le scadono e pensa di aver fatto messe scalze. Non è così, ha un diritto. Noi vorremmo che facciano un centro unico di prenotazione, ma purtroppo per il momento non abbiamo vinto questa battaglia. C'è un'altra cosa che si deve fare, era la proposta finale, fare una grande battaglia questa volta,
per ottenere un luogo deputato in Campania dove ci sia tutta la procedura, dalla diagnosi prenatale all'interruzione di gravidanza. Ed è una cosa possibile, io ne ho parlato già col primario del Cardarelli, che mi ha ricordato che lui nel 90 insieme a me è stato il primo a porre la questione della diagnosi prenatale. Quindi se c'è questa memoria le cose si possono fare. Se siete d'accordo continuiamo con gli interventi. Ma c'era lei che ci aveva chiesto forse la parola. Posso dire una cosa? Sì, sì, no, no, ma fanno subito. Sì, se no, ci vediamo in pensiero. L'interruzione di gravidanza al secondo trimestre si basa non sulla malformazione, ma sull'impatto psicologico che ha la donna in relazione alla diagnosi di malformazione. Per cui si potrebbe arrivare all'assurdo che se al feto, alla strutturale, manca il mignolo, la donna potrebbe avere un impatto psicologico tale per cui vuole interrompere la gravidanza tramite una certificazione dello psichiatra, il quale detto fra di noi, insomma, è stato l'escamotaggio della legge, che sul psichiatra non sa neanche lui quello che dice molto spesso, perché la donna dovrebbe solo che mi butto giù, forse in quel momento là, è quello, ma la donna in genere sta tranquilla perché pensa giustamente, così sarebbe dovuto essere, che le tocca fare questa interruzione di gravidanza. Allora in relazione a questo impatto psicologico, io perciò contesto un po' quello che stai dicendo tu, è chiaro che il feto si deve rianimare, perché se gli mancava semplicemente il dito, o peggio ancora, molto spesso non si porta una donna da Borghino, che sono sbagliato, con un figlio voluto, andiamo avanti, scusa, se no scusa, abbiamo di chiudere, Guido è un figlio voluto da questa donna, la donna vuole il figlio, però nel momento che sasso di una malformazione, hai voglia di dirla che quella malformazione è proprio importante, sempre ammesso che tu la vedi. A questo punto non c'è niente da fare, si crea un sistema tale per cui vuole interrompere. E non ci sta dicendo. I medici assistono. Vorrei passare la parola adesso.